Poi, nel luglio del 1967, subentrò un'altra fase. Krishnamurti era ancora in Sanena a tenere i suoi discorsi. I miei amici mi condussero là dicendo: «Ora l'ingresso è libero, perché non andare a sentirlo?» Acconsentii. Mentre lo ascoltavo, ebbi la netta sensazione che lui stava descrivendo il mio stato e non il suo. Mi dissi: «Perché voglio conoscere il suo stato? Egli sta descrivendo qualche cosa, un movimento, una consapevolezza, un silenzio, affermando che in quel silenzio non c'è la mente, ma c'è solo azione. Io sono in quello stato. Cosa diavolo ho fatto in questi 30-40 anni, stando a sentire tutte queste persone e struggendomi nel tentativo di capire il suo stato e lo stato di qualcun altro, o se è il suo Buddha o Gesù? Io sono in quello stato», così uscii dalla tenda senza voltarmi più indietro. Poi, molto stranamente, la domanda «Cos'è quello stato?» si trasformò in un'altra domanda: «Come faccio a sapere che sono in quello stato, lo stato di Buddha, quello stato che avevo voluto così tanto e di cui avevo chiesto a tutti?» Mi dicevo: «Io sono in quello stato, ma come faccio a saperlo?» Il giorno successivo era il 49° compleanno di Yuji, ero seduto su di una panchina sotto un albero e stavo guardando uno dei posti più belli di tutto il mondo, i sette monti e le sette valli del Sanenland. Ero seduto e non è esatto dire che avevo quella domanda, è più giusto dire che l'intero mio essere era quella domanda. Come faccio a sapere che sono in quello stato? C'è qualche divisione dentro di me. Come se ci fosse qualcuno che conosce di essere in quello stato, la conoscenza di quello stato. Quello che ho letto, quello che ho sperimentato, quello che ho sentito, è la stessa conoscenza che sta guardando quello stato, ed è solo questa conoscenza che sta proiettando quello stato. Io dissi a me stesso: «Guarda, vecchio mio, dopo 40 anni non ti sei mosso di un passo, sei sempre al punto di partenza. È la stessa conoscenza che hai delle cose che proietta la tua mente là, quando tu chiedi queste domande. Sei nella stessa situazione e stai facendo le stesse domande. Come faccio a saperlo? Perché è la conoscenza della descrizione dello stato di quelle persone che ha creato questo stato per te. Stai imbrogliando te stesso. Sei un maledetto folle». Ma c'era ancora qualche sensazione che quello fosse realmente lo stato. Per la seconda domanda, come so che sono in questo stato, non avevo nessuna risposta. Era come un loop che continuava ininterrotto. Poi, all'improvviso, la domanda scomparve. Non successe nulla, semplicemente la domanda scomparve. Io non dissi a me stesso: «Mio Dio, ora ho trovato la risposta». Anche quello stato scomparve. L'idea di essere nello stato di Buddha o di Gesù era scomparsa. L'intera faccenda era finita per me, e quello è tutto. Da quel punto in avanti io non dissi mai a me stesso: «Ora la risposta a quelle domande». Tutto era finito e non era il vuoto, il nulla, la vacuità, nessuna di queste cose. La domanda scomparve e quello è tutto.